Maurizio Pala conosciamo benissimo, lui conosce benissimo noi. Abbiamo fatto questa scelta perché vogliamo provare a giocarci ancora le ultime chance, quelle poche che rimangono, ma noi siamo convinti di provarci a giocare fino alla fine. I risultati ci hanno portato a questa scelta e siamo convinti. Sicuramente ci vuole qualcosa di eccezionale, qualcosa di straordinario, ma siamo convinti che il campionato di Serie B, insomma, non può finire a 8 giorni, domenica dalla fine. Il campionato è ancora lungo, possono esserci ancora delle sorprese e noi abbiamo fatto questa scelta perché ci vogliamo provare fino all'ultimo. Sì, no, ma è vero, insomma, quando abbiamo fatto la scelta Salvioni conosceva la rosa e ha dimostrato grande entusiasmo per lavorare con questa rosa. Secondo me ci sono state delle partite che abbiamo fatto magari un po' più fatica, ma abbiamo fatto anche delle partite, secondo me, buone, dove non siamo riusciti a portare a casa risultati importanti, insomma, vedi col Sassuolo, Modena con la Sampdoria, insomma, secondo me sono state anche delle buone prestazioni. Purtroppo i risultati non sono arrivati, i risultati sono quelli che hanno condannato anche questo allenatore, come in precedenza era successo magari anche con quello che l'aveva preceduto. Noi lavoravamo regolarmente sulle squadre avversarie con i DVD, per lavorare sui DVD e la conoscenza degli avversari andavano, perché sia Alessio Palla, come ho detto prima, le partite quando lui non è impegnato con la prima, che gli altri, i collaboratori, andavano a vedere le partite. Poi se l'allenatore non voleva effettivamente le relazioni, questo è un altro discorso, però noi lavoravamo su un DVD preparato dai nostri collaboratori, ma questo fa parte del nostro lavoro ed è una cosa che è così. Tanti hanno già fatto il nostro funerale perché tanti oramai ci hanno già seppellito. Noi sappiamo benissimo, ma non lo sappiamo da adesso, sono oramai 9 anni che tutte le volte che cominciamo questo campionato sappiamo che è un campionato difficile, che ci si può salvare all'ultima di campionato, allo spareggio come è già successo altre 2 volte, ma sappiamo sempre che c'è sempre la possibilità anche di scivolare sotto. Noi non ce l'auguriamo, ma penso che faccia parte di quella che è la storia della Milanof, che è nata venendo su da una Serie C, e quando si è trovata in Serie B vuole rimanerci il più a lungo possibile, perché sta mettendo delle basi, secondo me, che sono basi importanti per dare una certa continuità a tutto il nostro movimento. Ma sa benissimo che è sempre difficile, bisogna conquistarselo sul campo fino all'ultimo minuto, e noi oggi siamo concentrati solo a questo e non stiamo a pensare a quello che sarà il futuro.